Lipsia Juventus, seconda giornata di Champions League per ottenere i 6 punti, per stare su in alto, dove invece stare a noi, dove meritiamo di stare. Forse la seconda partita più difficile delle 8 che abbiamo, ma non importa. Oggi è una di quelle partite dove conta solamente vincere. Oggi l'importante è portare a casa i 3 punti. Il resto non conta niente. Mi dispiace, ma su questa roba non cambio idea. Nel frattempo che aspetto i miei amici che arrivino per vedere la partita, mangio un boccone e ci vediamo direttamente dopo con il pronostico. Ammetto le mie colpe, mi sono sruotato sul divano. La strage. La strage. Quella è partita la crociata, l'altra è partita la clavicola. Cioè. L'Ipsia sembra un'infermeria. No, 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 non dirlo. No, un'infermeria. Forse stiamo già pensando a No, qualcosa alludevo alla seconda guerra mondiale. Qualcosa. no, no. Vabbè, che non Ma basta, no, basta guardare assolutamente. qualche Ma sto quadro un po' più a assolutamente. Ma destra. guarda, Poi per dire. dici. Perché poi dici. Infatti, poi dici, vabbè, Locatelli, ma porta capitano Locatelli, rispetto. Ma porta cioè, dai, rispetto. Si rompe l'esterno più basta. forte della Serie A, l'argentino più forte che abbiamo nel campionato italiano. E poi siamo il centrale più forte del mondo. Il lato positivo è che in panchina siamo messi bene. Intragatti, capitano, che secondo me non deluderà perché lo ha già dimostrato che può e deve giocare in questa Juventus. E poi con Cesão, il miglior driblatore dopo Cristiano Ronaldo in Il Europa. successore del 7 portoghese. Il successore del 7 portoghese, l'erede di Cristiano. Quindi ancora sullo 0-0 vi chiedo un pronostico, Gale. 2-1 Juve. 2-1 Juve. Nick? No pari. 1 pari. Io vi dico 2-0 Juventus, perché sono fiducioso che questa squadra possa fare una grande prestazione a Lipsia. Ma anche super gol non sarebbe poi così tanto una sconfitta. L'importante però è portare a casa 3 punti. Madonna! Ma che gol ha fatto questo? Dai, ma sto cane morto, Ma che gol ha fatto fratello. Dai, ma questo? un bidone, bro. Chi Ma è che poi messo sto subito passaggio? dopo, Chi è che porco l'ha messo sto Diaz! passaggio? Che prenda. No, ma erano 2 contro 6. Ma come cazzo hai fatto a prendere gol? Dai, non in Gigante. 3, bro. In No, ma 3. sono in 3. Lì c'è In Cambiasso. 3. La In spinta 4. fa. In 4. Taglia dentro. No, vabbè. Ma che Che cos'è aggancio questo? fa questo? Si è perso Cambiasso. Sì, ma se l'hai perso, no, questo fa l'aggancio alla Madonna. È un tiro che non esiste su Gesù Cristo. Cioè, contro di noi diventano fenomeni. Io Cosa ti dico, dice? guarda, io ti Ah, dico, non so cioè. neanche dire un cazzo, però ha fatto una roba, cioè, fosse stato. Infatti, io ti dico, sicuramente noi non bene. Però questo qui, l'aggancio e il gol, che cosa ha fatto? Fagioli. No, però l'ho vista dentro. Però l'ho vista dentro. Però l'ho vista dentro. Finisce il primo tempo, 1-0 Lipsia. Se la Ragazzi, sbloccano, vanno fino in fondo. no! Non è vero. Stavo mangiando il Kinder Delis. No, porco Diaz! Che azione! Non puoi sbagliare. Cosa fa Dai, questo? dai. Andrea. Tira. Bello! Sì! Che qui parlate troppo, piano! 1-1! Dicevo un po' sottotono, Andrea! Che palla ha oggi. messo! Dicevo un po' Oh, stai sottotono! fermo! Dicevo un po' sottotono! Basta! Vlahovic, pam, anticipo di controbalzo! Bravo, Questo Dusan! è un gol! Questo Questo è un gol! è un gol da Dusan! Signore e Bravo! signori, benvenuti! Questo è Dusan Vlahovic! Benvenuti! Mamma mia, che roba! E adesso fuori i coglioni, Dai, cazzo! cazzo, E adesso ribaltiamola, fuori i Andrea! coglioni! Adesso c'è deve ribaltarla. Dai! Raga, però. Non l'ha presa Di fuori. Dimmi Gregorio. che non l'ha presa fuori. Perché sennò è rosso. Di Gregorio. No, no. Dimmi che non l'ha presa L'ha presa fuori. con i piedi. Ti giuro, ho avuto un attimo. L'ha presa con i piedi. Però ha chiamato quello lì, eh. Ha chiamato il brutto. Vuol dire che era il più vicino. Si è anche fermato, quindi. Si è anche Mamma fermato. di Quindi vuol dire. Cioè, se si è fermato, vuol dire che potrebbe averlo visto bene. Mamma di Quello è rosso, frate. È rosso e punizione dal limite. Fatti. Fatti. Porco Dio, la tocca, No, l'ha la tocca. toccato. L'ha deviata con la mano. È giusto. L'ha deviata con la mano. C'è un figlio di puttana. La nostra non hai guardato. C'è un figlio di puttana. Vuoi fare così? Cioè, lo accetto. Però allora nel primo tempo vi dai il rigore. Quanto mi farebbe incazzare se segna adesso? Pff, va bene. Va bene. Vabbè, ma questo qui. Poi non lo Ma so, vai a non fare il c'è. culo. Ma vai a fare. No, per noi fallo di mano. Per stare alla Juve. Per noi fallo di mano. Sicuro? Guarda, No, per loro, no, che per cazzo loro, dici? che Per cazzo loro, loro. zio, in barriera. Ma dai, porco raga, questo è Vabbè, raga, ma rigore questo netto. qua non c'è.
Netto. Non è possibile. È rigore netto. Ma questi devono sta giocare a calcio. Se lo fanno vedere, è rigore. C'è no, dai, veramente l'espulsione, la punizione. Se gli dato anche il rosso. Ma Douglas Luiz è entrata adesso, raga. Ma che cazzo mi stai dicendo? No, dai, la parata. Dai che lo pari. No, era una pari. Quando pari era male. Tiravo pena. Non può sbagliare se esco. No, esatto. Non può sbagliare se esco. Invece non è incrociato. Dio cazzo. Dai, ora, però non è finita, cazzo, non è finita. Quando non è serata lo vedi. Sì, però non è finita, neanche piangersi addosso e tirarsi sul morale, eh. Calcia Faggio. Calcia Faggio. Che cazzo aveva fatto? Fermo, l'ho visto lì. Mamma mia. Cristiano Ronaldo. Sotto che cazzo aveva fatto? Mamma mia, bello. Dusa! Porco! Mamma mia! Chiedete scusa! Fratello, guarda dove l'ho tirato. Guarda. Non ha senso! Che cazzo di gol ha fatto? Non ha senso! Chiudete tutto! E Ricola ti veniamo a prendere! Mamma mia! Vi prego, con tutta la sfiga di oggi, portiamola a casa perché ora ce la meritiamo. No, è da solo. No! Mattia Peri. Bravo Pero! Mattia Peri. Vi ripeto, ve lo ripeto un'altra volta perché forse non è chiaro. Perin giocherebbe in tutte le sue Serie A. Tutte. Come primo portiere, in tutte. Solo con Di Gregorio fa il secondo. Ma comunque entra e c'è poca differenza. Porco Diaz, che chiusura! Piercalulu! Mamma mia, il muro! Piercalulu! Il muro francese! Fagioli! Come si sa, non calciare. Ti prego, calcia. Non calciare. Calcia. Non di destro, però, ti prego. Angelo! Mamma mia! Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Stoppate tutto! Stoppate tutto! Senza il nuovo Cristiano Ronaldo! Il nuovo Cristiano Ronaldo! Così sono, mi sta piacendo molto! Grazie Gale! Grazie Gale! Tu sei un visionario! Dire, Pier! Mamma mia! L'azione è partita da lui! Op! Fagioli! Op! Così sono! Piano, prende palla! Sinistro! Va sull'esterno! In mezzo a due! Palla in mezzo! Elastico inverso, ma, bro! Ma che cazzo ha fatto? Mi sta venendo tutto! Ma che elastico inverso ha fatto? Interno esterno. Hop! Hop! Palla piazzata! Mamma mia! La goduria! E ora, mentalità Massimiliano Allegri. Pim! Pim! Pullman! Pullman! Guarda questo cazzo di Pullman! Per 5 minuti, raga, mi metto la mano nei coglioni. Ma che 5 minuti? Tra 7 come prima, tra rosso. Ma no, è bastato. Ma stai pronto? Questo qui cioè, ti tiene qua per Natale il coglione. Sì, sicuro. 9, te l'ho detto. 9! Te l'ho detto, cazzo. 9! Cazzate, bro, non dico cazzate. Riapre. No, bro. Madonna mia, Mamma Perin, te lo giuro. Mamma Perin! Santo Perin! Gli facciamo un santino, ti prego. Fischia! Non importa! E venita! Bravo! 6 punti a punteggio pieno! Che partita della Madonna, mamma. Cos'è Sao? Puoi fare quello che vuoi! Puoi fare quello che vuoi! Che partita della Madonna! Guarda, io adesso vado a fare il post partita che trovate già online. Dopo il rosso mi ha preso il detto, vinci 3-2 in 10, ha detto no. Dopo il rosso e dopo mi diceva così impossibile. Posso dire prestazioni di squadra, di grinta, di voglia, di cuore, di sofferenza. Una partita bellissima, una partita combattuta, mamma calcio mia. Pieno. Ma alla fine ha dimostrato che il culo non basta, perché la Juventus ha dimostrato superiorità e vince per quello. Oggi non abbiamo vinto, tipo, oggi l'abbiamo vinto perché meritavamo. Oggi meritavamo di vincere. Però con la sfiga abbiamo avuto tra infortuni Di Gregorio che sfiora la palla con la mano. E il rigore, e la punizione, il rosso. E poi mille pali. Posso dire, un rigore che ci manca. Posso dire, va bene così. Bravo. 3 punti meritati, bravo. A testa altissima. Bravo. E adesso City, piano. Perché Pep, poi ci sei anche tu. E ci vediamo per la prossima, che è Juve-Cagliari, probabilmente allo Stadium, domenica. Ciao belli.